Piove nel bar e negli ambienti di passaggio, piove nelle zone esterne al piano vasca dove il pubblico osserva le attività sportive, piove perfino sulle tribune interne. Il tetto della piscina comunale di Bitonto è ormai ridotto a un colabrodo e alle prime piogge l'acqua si infiltra dal soffitto e poi cade copiosa negli ambienti interni. La situazione è più difficile nel bar della struttura dove già alcuni mesi fa si era registrata la caduta dell'intonaco con l'acqua che si era intrufolata fin dentro le cassettine dell'impianto elettrico rendendo insicura tutta la zona. Ma le infiltrazioni sono sparse ovunque, compresi gli spogliatoi, e quando piove in diversi punti si formano pozze di acqua. Da mesi l'utenza e i genitori dei piccoli iscritti chiedono con insistenza al comune di intervenire. Entro pochi giorni sarà completata la perizia per l'intervento di riparazione, fa sapere dall'ufficio tecnico l'ingegner Varvara che si sta occupando della questione, e a quel punto con le risorse già impegnate potremmo contestualmente far partire i lavori. Un paio di settimane dunque per un impegno di spesa che si dovrebbe aggirare attorno ai 50.000 euro, che in ogni caso basteranno solo per riparare le zone che necessitano di un intervento immediato. Per tutte le altre l'unica soluzione per evitare l'interruzione del servizio, con pesanti ripercussioni sia per l'utenza, compresi enti pubblici e associazioni che svolgono in piscina diverse attività per persone con disabilità fisica e psichica, sia per il personale in servizio, è quella di intervenire nel corso della prossima stagione estiva, quando le attività della piscina vengono normalmente interrotte.